sì, sono caduta anche io nella trappola di questo periodo, ovvero quella dei calendari dell'avvento, perché tutti fanno video sui calendari dell'avvento. Credo che questo sia il primo sul mio canale. Io in genere non sono amante delle feste natalizie, non sono amante di festeggiamenti di questi periodi e ho sempre snobbato anche i calendari dell'avvento. Quest'anno però ho trovato il calendario dell'avvento di Macro Librarsi, che è un sito di prodotti bio di qualunque tipo, dal make-up, la cura della casa, degli animali, qualunque cosa, bio e adoro. E quindi ho trovato il loro calendario dell'avvento che costa 150 € ed è molto carina l'idea perché qui c'è un link che contiene tutto un sacco di idee su come riutilizzare questa scatola e le scatoline all'interno. E quindi è un calendario dell'avvento che è anche, diciamo, amico dell'ambiente. E questa cosa mi piace. L'unica cosa che un po' mi lascia perplessa è la scelta del design. Per quanto possa essere carino, luminoso, splendente, non capisco cosa c'entrino i pavoni con le feste natalizie, con il periodo natalizio e boh, quindi questo non mi sembra molto coerente come scelta. Per il resto devo dire che graficamente è comunque carino, accattivante, non troppo colorato, ma diciamo colorato al punto giusto. Io direi quindi di aprirlo e vedere come si presenta al suo interno. Dovrebbe contenere prodotti make-up e di cura del corpo in generale, tutti rigorosamente bio. Ovviamente è al contrario. Giriamolo sperando di non fare il danno, ovvero che cadano tutte insieme. E come ogni calendario dell'avvento che si rispetti, ovviamente i numeri sono tutti mischiati e quindi io direi di iniziare. Ci sono anche delle scatole abbastanza grandi, secondo me qui c'è una crema e vediamo. Quindi iniziamo dalla numero 1 e io direi di fare così, ovvero metterlo sdraiato perché è molto molto più semplice. Allora, iniziamo dalla numero 1, che ovviamente non è per niente semplice da aprire, ovvero con calma ci si riesce. Facciamo così, seguiamo l'ordine. Allora, la numero 1 contiene retinol bacuchiol. Vediamo, attivo puro in gocce e sarà tipo un siero, presumo che sia un siero al retinolo e puro PHI superhero addirittura. Quindi è un sì, un siero, sono sicura che sia un siero da 15 millilitri ed è made in Italy, quindi ci siamo. E la marca è Puro PI, sì, è questa qui, la marca Puro PHI. Poi, casellina numero 2, ed è complicatissima da prendere. Facciamo così. Casellina numero 2 e rullo di tamburi. E la casella numero 2 contiene buon umore, olio essenziale con olio di mandorla e fiori di Bach, roll-on. Quindi questo presumo che sia una specie di, diciamo, profumo che si mette, che ne so, tipo sui polsi per capirci, e dovrebbe garantire un po' di relax e energia pronto uso. Questa cosa mi piace veramente tantissimo, 100% naturale. E la marca, se la trovo, è di olfattiva.it, quindi anche questo prodotto in Italia.
Questo mi piace, è veramente buono. Sentiamo com'è il profumo, se si sente. È tipo agrumato e sono profumi agrumati, a me piacciono particolarmente. E quindi curiosissima di provarlo. Questo è un tipo di prodotto che non ho mai provato in vita mia, quindi curiosa. Poi proseguiamo, la casella numero 3. La 3 devo dire che è grande, quindi vediamo che cosa contiene. Una crema, vedo un tubetto. E questa è della Veleda. Avevo già provato dei prodotti di questa marca per i capelli e mi erano piaciuti. Skin Food Light. Ok, crema per pelle secca, per il corpo, per pelle secca, e ci siamo, perché io ho la pelle particolarmente secca e 100% anche qui naturale. E quindi niente, anche questo prodotto in Germania. Questo è il prodotto in Germania da 30 ml. Trattamento SOS riparatore per la pelle secca. E quindi curiosa di provarla. Sentiamo il profumo. No, profumo senza troppi profumi, e quindi già questo è positivo, vuol dire che non ha molte cose chimiche. Poi casellina numero 4, vediamo. Ho un'altra boccettina con degli oli, e questo è di Le Herbari Moon Seed Radiance Face Infusion. Ok, anche questo qui è da agricoltura biologica, però non capisco cosa sia. Credo che sia un oglietto per il viso, no? Radiance Face Infusion, quindi sarà tipo un siero anche questo, una specie appunto di comunque trattamento serale, e quindi lo proverò senz'altro. Tanto l'idratazione da questo momento in poi per tutto l'inverno è più che necessaria. Poi prodottino numero 5. E anche qui abbiamo qui abbiamo Latte e Luna Cosmesi e Ecodermo compatibile Stick Care Siero Attivo Concentrato Ristrutturante Contorno Occhi. Oh, questo è veramente utile e mi serve. Carino il pack, come vedete, molto molto simpatico. E lavora efficacemente su pelle secca. Ok, il mio contorno occhi è particolarmente secco, stanca, sciupata, matura, ideale anche su pelli giovani bisognose di nuova tonicità e idratazione. 5 ml, quindi è una full size, e anche questo è made in Italy e è un semplicissimo stick bianco e ha il tipico odore di quegli stick che c'erano quando ero piccola. Oh mamma, che odore buono! Però non me lo so spiegare. Quando ero piccola c'erano degli stick che, se non sbaglio, erano tipo il Labello, però non erano il Labello, ma erano comunque dei burro cacao che avevano questo odore carinissimo. Curiosissima di provarlo sicuramente. Poi casellina numero 6, che non so se si possa confondere anche con il nome. No, la 6 è questa, perché per il verso che ha è questa, quindi la 6. Questa è grande, vediamo che cosa c'è dentro. Oh, un sapone, e io questi li utilizzo tantissimo per lavare i pennelli, uso sempre i saponi solidi. Questo è scrub solido corpo, foglie e olio di baobab. Allora, io non sono particolarmente amante di degli scrub sul corpo, non lo so, è fatto a mano, quindi è una specie di prodotto tipo Lush, e questa è la marca Anarchia. Ha un odore tipo un po' di limone, e prodotto
Questo sapone, prodotto con cura e amore, contiene foglie di baobab che sfogliano delicatamente ma anche profondamente la pelle del corpo e olio di baobab che contemporaneamente la nutre. Ah, sicuramente lo provo, però penso che, non lo so, non amo appunto gli scrub. Comunque utilizzarlo direttamente sulla pelle umida, insistendo sulle zone dove la pelle è più spessa e irregolare, risciacquare. Proveremo. Male che va, lo userò sicuramente per lavare i pennelli. Comunque, quest'altro è anche questo una full size. Quindi siamo arrivati alla 6, la 7, la 7, la 7, eccola qua. Piccolina, quadrata e non so cosa ci può essere in questa scatolina piccolina e quadrata. Vediamo. Scopriamo subito. Una cosina tipo lattina. Allora, vediamo. Balsamo labbra rimpolpante di potentilla, rosa canina e miele. Wow, questo mi attira. Mi piace particolarmente il pack. Tanto carino. E curiosissima di sentire ovviamente l'odore. Sì, è molto molto delicato di rosa e sicuramente lo divorerò quest'inverno, proprio letteralmente, perché niente, balsamo labbra serve tantissimo e c'è scritto che è un ricco mix di attivi anti-age, rende questo balsamo il trattamento ideale per restituire morbidezza e turgore alla pelle delle labbra. Miele e cera d'api hanno un effetto emoliente e nutriente. Insomma, sembra essere un prodotto di quelli che ci piacciono particolarmente, quindi da provare. Casellina numero 8. La 8 è grande, quindi anche qui ci sarà. Devo dire che comunque finora prodotti full size. Allora, qui abbiamo, iniziamo con questo. Ah, va bene, ok. Come si chiama? La fascia elastica per tenere i capelli di Elbe Design, naturalmente per te. Ok, questa fa comodo anche per fare la doccia. E ok. Poi casellina numero 9. Che in questo momento non vedo, eccola. Qui secondo me c'è un rossetto. No! Oh, di Neve Cosmetics! L'occhioni, mascara Natural Volume. Allora, non l'ho mai provato, però mi attirava il pack, mi attirava il nome. Anche questo ovviamente, come vedete, è full size, quindi curiosissima anche questo di provarlo. E niente, contenta, un acquisto in meno da fare per il prossimo rifornimento di Make Up Collection. 10, casellina numero 10. Devo dire che finora comunque mi piacciono questi prodotti e sicuramente li uso, insomma, senza problemi. Allora, anche qui, full size. Questo è attivo puro idratante anti-age. All'acido ialuronico senza profumo, applicare qualche goccia sulle zone desiderate e massaggiare fino al completo assorbimento. Anche questo è una specie di siero, comunque di olietto siero da 30 ml e niente, lo proveremo senz'altro. Made in Italy anche questo, a Cesena. E quindi da provare assolutamente anche questo. Siamo arrivati al 10, quindi 11. Ok, rispetto a altri calendari dell'avvento che avevo visto in tema, diciamo, make up eccetera, che contenevano un sacco di tipo mini size o comunque rossettini, tinte labbra di colori rossi, mattoni, insomma standard. Questo contiene finora almeno una serie comunque di prodotti interessanti che non avevo mai provato e che comunque sono molto molto utili. Casellina numero 11. 11 abbiamo
di bisubio, bio, burro, cacao all'acido ialuronico. Questo acido ialuronico serve tantissimo perché rimpolpa, carino, bianco, così, ha profumo neutro da burro cacao neutro, però devo dire che anche questo tanto serve e non solo, e anche questo è made in Italy, quindi ottimo. Il pack è un po' così, non è bellissimo, però l'importante è che funzioni. Casellina numero 12 e contiene vediamo all'interno un'altra scatolina di Natura, filo interdentale in seta di cera candelilla vegetale. Ok, non lo uso io particolarmente perché non ho grandi necessità di questo strumento, o comunque anche il dentista non me l'ha mai consigliato, quindi non ho, diciamo, particolarmente necessità di questo, però avendocelo sicuramente lo utilizzerò, ed è un prodotto particolare e ok, lo proveremo. Poi 13 e questo, vediamo, c'è una specie di credo maschera, vediamo, per i capelli, bene, questa maschera intensa SOS castagna, capelli secchi trattati con cheratina vegetale della Bioofficina Toscana, ottima marca e vegana, ok, tutto quanto, 50 ml sui capelli lavati, pochi minuti e poi li sciacquare. Io credo che farò l'impacco pre-shampoo con una posa minima di 10 minuti, la proverò sicuramente in questo senso. E il bio liquefatto di castagna Bio Toscana, che ha proprietà idratanti, protettive e restitutive dei capelli danneggiati. Ok, questo sono curiosissima di provarlo, e bellissimo questo. Sì, non vedo l'ora perché veramente i miei capelli ne hanno particolarmente bisogno, veramente tantissimo. Poi 14 è qui, vediamo, il 14, carino, intimo, solido, delicato con tea tree. Non ho mai provato, devo dire, un sapone intimo solido, però aiuta a rispettare le mucose, l'agricoltura biologica, prodotto anche qui a Rimini, quindi in Italia, e lo proverò. Carino perché è celestino, carino, senza profumi, quindi ok, delicato, e niente, proveremo, cosina particolare. Poi credo la 16, questa è grande, la 15 dobbiamo fare, la 15 contiene un rossettino di Neve Cosmetics, wow, non capisco cos'è. Allora, extra pigmento liquido lip stain, una lip, bella, è molto simile allo smalto che indosso oggi, bellissima, tutta metallizzata. Questa è la colorazione Rubies for Breakfast, wow, bellissimo, bella, non vedo l'ora di provarla. Questa è nelle mie, diciamo cose preferite nel make up, ovvero le cose belle luminosi, e Juby Juice, sì, Juby, no, Ruby Juice, molto molto carina, grazie Neve Cosmetics, questa mi piace, bella, particolare. Poi nella 16 abbiamo crema mani e piedi, wow, di Rosaiana, Bio Cosmesi, Pro Age per una pelle felice, carino. E questa pure è, credo, italiana, vediamo, sì, italiana, e
curiosissima anche questa, mi piace perché ha questo pack old style molto molto carino, ha un profumo delicatissimo floreale e vediamo se funziona. Insomma, crema mani e piedi mi serve assolutamente. Poi nella 17 invece abbiamo gioiellino. Ah, questo purtroppo a me non serve perché ho i capelli corti, però sono quegli elasticini che non tirano i capelli, molto molto comodi, neri, però ok, questi a me non servono. 18, vediamo, nella 18 abbiamo, non capisco, allora Soul Tree, ayurvedico, pure black, vediamo cosa dice. Ah, matita ayurvedica Gajal per occhi con ghee biologico e pigmenti naturali. Ok, olio di mandorle, ghee e pigmenti naturali. Wow, vediamo com'è fatta perché la confezione non è molto da matita, da Gajal. Una confezione assurda. Vediamo. Wow, particolarissimo, carino. E chi ce l'ha mai avuto un prodotto così molto molto bello? E poi essendo un Gajal dovrebbe essere veramente molto molto pigmentato, quindi bellissimo, non vedo l'ora di provarlo. Poi 19, devo dire che comunque finora veramente prodotti molto molto carini e interessanti. Poi qui ci abbiamo addirittura anche tutto un una spiegazione, Be Perfect, siero anti imperfezioni con l'acido salicilico, vitamina PP e moringa. Moringa ha un profumo fantastico, il moringa, Bolzano, quindi made in Italy, siero concentrato, e quindi anche questo sicuramente ci serve. No, non ha grandi profumi, quindi ok, è molto naturale e proveremo senz'altro. Quindi devo dire che per i prossimi mesi non comprerò sieri e questo è un ottimo risparmio di soldi, e sono comunque prodotti che io uso quasi tutte le sere e quindi un prodotto che mi serve. Addirittura qui c'è scritto che questo prodotto ha una confezione esterna in edizione limitata ed è comunque anche full size. Questo è Alchimista del Vulcano, lavanda e capsico, ed è questo è un olietto da massaggio. Devo dire che io non sono ovviamente pratica di massaggi, però voglio provarlo perché appunto caldo massaggio quando ho qualche dolore muscolare post allenamento, perché sì, nonostante io mi alleni tutti i giorni, sia comunque allenata, devo dire che però a volte esagero e mi ritrovo con dei leggeri dolori muscolari, quindi quello lo proverò senz'altro in queste situazioni. Poi, casella numero 21, vediamo, pesa, liscia, florio, non si sa cosa sia, your mindful ritual starts here, goditi 5 minuti di meditazione mentre il tuo smalto asciuga. Quiet your mind, breathe deeply, cultivate clarity, come back to yourself and be present here and now. Che sia un top coat? No. Ho pensato subito a un top coat. È uno smalto. Ok.
devo dire, allora, il colore non mi fa impazzire, un color mattone, ma diciamo ci aggiungiamo sopra qualche brillantino e diventa più nelle mie corde. Però carino con questo tappo in legno, veramente, poi è vegano. Va bene, smalto per unghie, full size. Ho dovuto di nuovo interrompere la registrazione perché la SIM della memoria era praticamente piena. Ovviamente me ne sono accorta quando avevo già finito di spacchettare tutto, quindi ho ricomposto le tre scatoline che comunque ho già aperto, quindi sono un po' distrutte. E niente, stavo facendo vedere lo smalto che non mi fa impazzire di colore, però con l'aggiunta di glitter diventerà senz'altro carino. Andiamo avanti, non sono sicura di aver rispettato diciamo le... perché purtroppo le tre scatoline sono uguali, quindi non mi ricordo ora esattamente cosa contenesse ognuna, quindi ho fatto un po' di testa mia. Andiamo avanti come se non fosse successo nulla. Vediamo cosa c'è nella 22. Ci sono ben due cosine dentro che sono esattamente già distrutte. Due saponi, sono questi saponi vegani della marca Aura, e sono questo con... ah no, questo... Ah, ho sbagliato invece ora che ci guardo. Allora, questo è mousse, quindi è un sapone comunque detergente. Questo invece è uno shampoo per capelli da secchi a normali, cioè da normali a secchi. E quindi non l'avevo capito che fosse uno shampoo. Io però non lo so se lo userò come shampoo. Male che va, ci laverò i miei soliti pennelli. Poi andiamo avanti con la scatolina numero 23 che contiene questo prodotto che già dal nome è fantastico perché è Precious Lift and Plump Gold Eye Cream, quindi una crema contorno occhi che sembra essere già bellissima dal nome. E devo dire che il pack dà l'idea veramente di un qualcosa di molto, diciamo, ricco un po', sì, vedete, ci sono anche le pagliuzze dorate, quindi già il pack dà l'idea di essere un qualcosa di lusso, quindi curiosissima di provare questa crema contorno occhi che è da 5 ml. Però il pack è davvero molto 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 bello. E poi ultima scatolina, e qui c'è contenuto un ombretto di puro bio, e questo è l'eyeshadow numero 19 shimmer, quindi è della tipologia che io adoro, ovvero quelli luminosi, e io questo penso che lo proverò già domattina sulla palpebra. Sotto metto una base scura o sul grigio scuro o nero o comunque marrone scuro, e sopra ci picchietto questo soprattutto al centro della palpebra, e secondo me l'effetto è molto molto carino. E quindi questo ombrettino è molto molto apprezzato ed ha una tonalità che è veramente super super adatta per la stagione attuale. Quindi, nonostante le interruzioni, nonostante gli imprevisti, siamo riusciti perfettamente a vedere cosa contenevano le 24 scatoline del mio primo calendario dell'avvento. Io avevo sempre snobbato questa tipologia di video, invece devo dire che sono veramente divertenti da fare, soprattutto ecco come nella mia situazione in cui vi succedono mille imprevisti, quindi sì, si movimenta leggermente la situazione. Per cui fatemi sapere se il mio primo calendario dell'avvento vi è piaciuto. A me sinceramente sì, è un ricco bottino, tutto è full size e di prodotti anche molto interessanti, ma soprattutto utili, perché tra creme contorno occhi e sieri io sto a posto. Il prodotto che più mi incuriosisce è la maschera per capelli,
però insomma in generale veramente top top, soprattutto ho adorato i due prodotti di Neve Cosmetics che non ho mai provato e sono curiosissima di provare. Questo, il pack di questa tinta labbra, è veramente super super carino. E quindi niente, vi aspetto al prossimo video e grazie per aver guardato questo. Io ovviamente vi aspetto sui social, soprattutto Instagram, e ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!